Ciao bella gente, benvenuti in questo mio video di Monster Hunter. E per chi non mi conosce, mi chiamo Nicola e questo vorrà essere un video dove andrò a raccontare le mie personali 26 ore con questo nuovo capitolo della serie. E ho fatto svariati video di Monster Hunter, soprattutto del World, però sono diciamo un cacciatore dal primo capitolo. Allora, questa è la nuova città. Si chiama Kamura, credo di averlo detto giusto. E qui abbiamo, ecco qua, una bella panoramica della città. Qua abbiamo le missioni, la cassa, le missioni online, il fabbro, il negozio e via dicendo. Là abbiamo tutta la serie dei compagni, mercantile, via discorrendo. Bene, il mio approccio di caccia è con le doppie lame. Questi sono i miei due compagni. Quindi, allora io direi di cominciare una missione così un po' banale di caccia per far vedere un po' di gameplay. Ovviamente ci sono un sacco di video in giro, non mi dilungherò tantissimo, andatevi a vedere le varie recensioni di altre persone. Io direi di fare, che ne so, un Rathalos. Anche se l'ho già fatto, comunque. Sì. Allora, io sono arrivato al grado più. Non c'è il grado master come sul World. Perché di solito Monster Hunter è sempre stato caratterizzato che la prima fascia del capitolo, questo modo il Rise, c'è più, meno e più, basso e alto grado, e poi c'è il grado master. È sempre stato così per tutti i capitoli. Allora, organizzo il set oggetti, io ho il mio set già preimpostato di oggetti e via. Consumo un pasto. Allora, io sto andando molto veloce a spiegare perché sennò verrebbe un video di 7000 ore. Allora, oggetti a posto, mangiato, mangiato, si parte. Ok. Questa non è neanche la prima area. Ok. Però diciamo ho deciso di cominciare questo video, primo video della serie del Rise, con un mostro abbastanza iconico della serie. Allora, prendiamo gli oggetti scorta. Allora, qua una novità molto interessante che mi piace è cavalcare il proprio cane. Ci sono stati introdotti questi cani che danno una mano in battaglia e questi, diciamo, supporti di fauna endemica. Allora, la mappa l'abbiamo qua in basso a sinistra. Ah, cosa sono questi? Insetti filo. Insetti filo è diciamo, la grande novità del Rise, che danno delle libertà di movimento non indifferenti, anche di combattimento. Allora, io cosa posso fare? Qui ho il comando di inizio con A. Posso fare uno scatto in avanti con X, posso fare uno scatto in alto e poi questi comandi, dopo aver colpito il mostro, possono dare delle possibilità ulteriori che vedrete in seguito. Allora andiamo dal mostro. Dove sei? Ok, eccoti qua. Adesso vediamo se riesco ad usarle anche. Ah sì, anzi le uso subito. Op, si possono fare super mega scalate, fare anche delle combo. Op. Vedete, si possono veramente raggiungere altezze vertiginose con la scalata. Facciamo un piccolo scattino. Ok. Con le doppie lame, l'insetto filo, c'è una combo molto molto interessante. Ah, oh, cavoli, è anche arrivato il Magna Malo. Lo allontano subito. Ecco, questa è la cavalcatura Wyvern che è stata introdotta da Rise. E si possono attaccare i mostri per fare danno. Adesso io mi ha colpito, però. Ok. Adesso sto
cerco di evitare i suoi colpi. Ok. Dai, dai, dai. No, niente, Magramalo mi ha pestato. Vabbè, adesso se ne andrà via. Se ne sono andati tutti e due. Va bene, dai, raggiungiamo ora Talos. La missione nel minor tempo possibile. Ok, cominciamo. Allora, io sto usando un equipaggiamento del Nargacuga, è un mostro che è stato introdotto nel Monster Hunter Unite, il 2. No, ah, porca vacca. Ecco, se parlo mi distrago tanto. È stato introdotto nel secondo capitolo, la versione grado master, diciamo. Sì, con le doppie. Allora, una mossa interessante con l'insetto filo è questa qua. Questi sono i colpi cavalcatura. Io ne faccio un po' e dopo un po' di colpi, oltre a fare un danno parziale, dopo un po' di colpi cavalcatura che si fanno, si può cavalcare il mostro e farlo sbattere contro altri mostri, combattere contro altri mostri e sbatterlo sulle pareti per fare danni. Adesso sto zitto un po' e mi concentro perché le sto prendendo, come l'ho detto. Ovviamente deve sempre spostarsi quando che mi sto avvicinando. Ecco, anche il Magna Malo, ma porca vacca, siete messi d'accordo? Porca vacca, non ho fatto il tempo. Con la schivata in avanti, con le doppie lame, si può fare una specie di schivata invulnerabile con un contrattacco. Ricorda molto, diciamo, il stile Bushido o Ombra di Monster Hunter Generation, che io usavo spesso e mi trovavo da Dio. Però lì bastava fare una rotolata. Devo stare zitto e concentrarmi. Troppo tardi. Ok, un po' stanco. Vabbè, picchiamo. Sì, ma è più tempo che si sposta che combatte, accidenti. Ecco, gli urli si possono schivare con l'insetto filo. Ok, adesso è entrato in modalità rage. Recupero un po' di stamina. Vediamo se riesco a cavalcare l'altro mostro. Sì! Sì, diciamo che Rathalos non è proprio comodissimo da cavalcare, a dirla tutta. Diciamo che questo è già un po' più agile. Allora, dovete cercare di riempire questa barra nel tempo che c'è a sinistra. Adesso vediamo se ce la faccio. Dai, 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 dai. Ok, adesso si fa un attacco bello potente. Nei limiti del Wyvern che state cavalcando, ovviamente. Ovviamente più il mostro che cavalcate è potente e alto di grado, più danni fate.
Tipo se prima cavalcavo il Magna Malo contro Rathalos le prendeva. Ah, grazie. Il gatto mi ha curato. Un antidoto. L'ho usato? Una cosa comodissima è anche affilare mentre si cavalca il canile, praticamente. Il canile è la razza dei cani Inox, che in questo caso si chiama così. Ok, mi sto distraendo troppo. È meglio che affili un po' l'arma, ok. Ecco, questo è quello che intendevo. Altrimenti si starebbe fermi, si è troppo esposti al mostro, ai danni del mostro. Ah, se n'è andato. Oh, bene, insetto resistenza. Ho la barra della resistenza che mi cala molto più lentamente. Ah, oltre a fare più danni quando si mette il kunai di cavalcaggio, non si rimbalza anche meno. Se avete colpito una parte un po' più dura e la vostra acutezza non è così alta, si rimbalza leggermente meno, che è una cosa buona da sapere, secondo me. Ok, ho già la carica un po'. Ok, si può catturare. Ok, adesso il mostro va a dormire. Ora in teoria la Talos... Ah no, è lì. Ok. Ora gli do due colpi giusto per sicurezza. Vediamo se... Ecco, questa era la schivata invulnerabile. Perfetto. Ah, bene ragazzi, spero che questo mio video panoramica generale di Monster Hunter Rise vi sia piaciuto e restate sintonizzati per ulteriori miei video nelle varie cacce dei vari mostri, come li affronterò con le doppie lame. Statevi bene, ciao ciao!